Benvenuti da Mac21 nel masterclass dedicato a 3ds Max 2012 Freeform e Selection. Siamo nel volume 15, avremo 53 lezioni in 6 ore in lingua italiana, come sempre, per analizzare i nuovi strumenti di Freeform e di Selection. Vediamo di che cosa si tratta. Nel masterclass innanzitutto faremo esempi di varie tipologie, quindi ad esempio sull'auto che vediamo in questo momento, su dei personaggi e su degli oggetti di design e delle scene di architettura. La prima parte riguarda quest'area, l'area del freeform. Nei masterclass precedenti noi abbiamo studiato il graphite, ora studieremo tutta l'area relativa a quello che viene denominato polydraw nel freeform, e l'area relativa al paint deform, sempre all'interno del freeform. Poi avremo una seconda parte del masterclass riferita alle selezioni avanzate nell'area del selection, dove troviamo tutti questi pannelli. La prima parte riguarderà l'utilizzo del conform, che è stato introdotto in 3ds Max 2012. Il conform è molto utile quando noi dobbiamo ricreare la forma di un oggetto che ha una suddivisione abbastanza frastagliata. Come potete osservare, qui abbiamo un'auto. Noi faremo degli esercizi per studiare come sono gestiti questi nuovi strumenti di conform. Sono molto veloci e ci danno la possibilità di ricreare velocemente la struttura di questa auto in modo da avere poi una superficie di partenza più pulita. Questo sia per quanto riguarda ad esempio motori di esportazioni che non gestiscono chiaramente un oggetto che è scomposto in questo modo, ma sia anche per quanto riguarda una modellazione più pulita dell'oggetto stesso, che poi può essere rifinito più coerentemente e trattato in modo anche molto più coerente per quanto riguarda gli strumenti che sono presenti all'interno del graphite, perché quando io ho un oggetto che è suddiviso in questo modo, chiaramente posso fare un loop molto più coerente. Se lo faccio su un oggetto di questo tipo e seleziono un edge e creo ad esempio un loop, il loop non può funzionare perché l'edge si ferma. Quindi questa è la prima parte del nostro masterclass. All'interno del masterclass noi studieremo anche altre aree che sono relative a queste: Step and Build, Extend, Optimize, Grid. Sono tutti strumenti per disegnare direttamente sulle superfici. Lo faremo su degli oggetti di design. Vi mostro alcuni file. Qui abbiamo una serie di poltrone e su questa poltrona creiamo questo effetto di, come dire, di pelle che è stata appoggiata sopra questa poltrona. Lo faremo attraverso questi strumenti, quindi gli strumenti di Topology Shape, Spline Surface, possono essere utilizzati per creare anche delle forme che possono poi essere adagiate correttamente per quanto riguarda la superficie ricevente, perché la particolarità di queste forme è questa: seguire un profilo che è già preesistente. Lo faremo quindi su questi oggetti. Qui abbiamo un altro oggetto che utilizzeremo all'interno del masterclass e ci servirà per creare delle varianti. Vediamo ad esempio un render. Come sempre abbiamo una cartella con dei render. Qui abbiamo il render di partenza, quindi con l'oggetto senza i nostri interventi. Noi utilizzeremo questi strumenti per creare una variante attraverso l'utilizzo la possibilità di disegnare proprio sulla superficie dell'oggetto. Quello che vediamo rappresentato infatti è una variante di questa metodologia, quindi è possibile disegnare sulla superficie dell'oggetto ed ottenere un render, ad esempio questo, una tipologia di render come questo, oppure una tipologia di render con le due superfici associate una sopra l'altra, oppure ancora soltanto la superficie senza, la superficie sottostante. Quindi poi si possono fare delle varianti, si può cambiare poi lo spessore di questa trama e gestire l'oggetto nelle molteplici soluzioni che sono
soluzioni di design alternativo. Gli strumenti per quanto riguarda il Polydrawer ci consentono di fare tantissime cose. Qui ad esempio abbiamo il nostro personaggio, che abbiamo già conosciuto in altre parti nei masterclass precedenti, al quale sono state applicate una serie di modifiche proprio in relazione agli strumenti che abbiamo in Polydrawer, che sono questi. Sono strumenti interattivi, quindi basterà passare il mouse per vedere comparire queste nuove forme poligonali. In questo masterclass utilizzeremo gli strumenti che abbiamo enunciato poc'anzi per generare una maglietta che vediamo qua rappresentata all'interno delle varie blueprint che saranno già pronte e disponibili. Il nostro esercizio sarà ricreare questa maglietta con gli strumenti che sono disponibili per quanto riguarda il Polydrawer e poi cambieremo la forma di questa maglietta una volta che avremo finito di modellare tutte le parti. Quindi utilizzeremo tutti gli strumenti che abbiamo studiato precedentemente insieme per metterli in pratica in un esercizio più sofisticato come questo. Utilizzeremo poi gli strumenti di Paint e Deform, che sono questi, per rifinire quella che è la base di struttura, quindi un effetto di painting come avviene in programmi di terze parti che sono disponibili oggi, dove è possibile dipingere sul modello per creare ad esempio quelle che sono le pieghe, le protuberanze e tutte queste forme molto particolari. Infatti con questi software ora, con tutti gli strumenti che sono gli strumenti di shift, di push, relax, flatten, pinch, smooth, noise, exaggerate, si possono creare anche delle forme organiche come queste, che sono delle forme rocciose. Noi vedremo come è possibile crearle, come è possibile creare poi delle varianti, che sono varianti molto interessanti, e come è possibile sempre creare ad esempio come queste tipologie, ad esempio di crateri, che sono dei movimenti relazionati a una costrizione di percorso. Quindi vedremo come il pennello può seguire una forma che noi indichiamo. E quindi sarà possibile creare sì forme di questo tipo, che sono forme organiche particolari, ma potrebbero essere usate per creare anche dei logotipi dove la forma del pennello segue una determinato percorso. All'interno del masterclass vedremo come sia possibile. Questo masterclass è disponibile un file, che è quello che vi sto mostrando adesso, che noi utilizzeremo e vedremo come accedere alle opzioni disponibili per quanto riguarda la gestione della selezione avanzata. Nella selezione avanzata, infatti, di questa scena noi vedremo come è possibile selezionare determinati poligoni con tutte queste opzioni. Quindi qui abbiamo tantissime opzioni che sono state inserite proprio per consentire una più rapida selezione, sia casuale o sia in relazione alle forme, all'orientamento dell'oggetto, ad una quantità di poligoni numerici o non, in relazione a quelle che sono le visualizzazioni in viewport. Quindi si possono fare tantissime cose. Avremo un po' di esempi che ci daranno la possibilità di comprendere quindi come creare delle varianti di selezione, e queste varianti poi possono essere applicate in molteplici soluzioni architettoniche, ad esempio per selezionare soltanto la parte superiore di un oggetto come questa sfera o la parte sottostante di questa copertura, o selezionare la metà di un palazzo rispetto all'altra metà del palazzo, o selezionare tutta una serie di poligoni per creare poi delle finestre che potrebbero essere illuminate o meno. Infatti all'interno del masterclass vi ho allegato poi una scena finale che ho preparato alla fine di questo master, dove vediamo il render, View Image File, dove abbiamo una scena che si chiama Night Selection. Night Selection è stata fatta in questo modo, proprio creando delle selezioni, che sono selezioni casuali, e assegnando dei materiali, che sono dei materiali poi auto-illuminati, che ci danno la possibilità di generare appunto questa casualità all'interno delle varie selezioni. Per quanto riguarda gli oggetti,
organici, quindi quando abbiamo parlato della modellazione della maglietta, avremo poi il file finale anche in questo caso, che è questo, quindi avremo il personaggio con la nostra maglietta che è stata disegnata, la possibilità di disegnare delle spline sulla superficie ornamentali come queste, poi avremo già il render pronto e il file come sempre finale con il render pronto, vi farò vedere poi come sono stati impostati all'interno del masterclass. Quindi queste sono, diciamo, le cose che affronteremo insieme. Io come sempre vi ringrazio e vi saluto. Saluti da Mac21.